l'antologia cosa ha rappresentato, cosa rappresenta questa rivista per il nostro patrimonio culturale? È l'espressione di una Firenze che nel periodo di Firenze capitale, 150 anni fa, diventa in qualche modo la capitale dell'editoria, diventa capitale culturale perché è espressione di editori che si concentrano qua e che contemporaneamente danno vita alle riviste, ai salotti. Pensate a un De Amicis che diventa protagonista del salotto di Donna Peruzzi e che il libro Cuore e tutto ciò che significa anche nello spirito di identità nazionale maturerà negli anni in cui venne a Firenze per Firenze Capitale. Ma la nuova antologia che Spadolini ha poi rilanciato e oggi Cosimo Cecuti porta avanti come punto di riferimento, io la vivrei nello spirito di una Firenze che esercitò un grande ruolo politico, come nel 1859, agli albori di uno Stato che si stava facendo dopo la fuga del Granduca. Bettino Ricasoli volle La Nazione e con quel titolo del giornale che vive ancora oggi voleva indicare che l'Italia non era una confederazione, non era la somma di tanti stati preunitari, ma un nuovo Stato molto compatto ed unito. Ecco che con l'antologia si creano le premesse perché si possa dare a questo paese che si era costituito l'anima raccogliendo tutti i più grandi intellettuali, gli uomini della letteratura e della cultura che a Firenze si erano concentrati. Quindi fin dall'inizio nel programma di Firenze Capitale noi abbiamo messo il 3 di febbraio, il giorno dell'arrivo del re, il 14 di maggio, il giorno in cui fu inaugurata la statua di Dante, naturalmente il 18 novembre, quando anche il presidente Mattarella è venuto qui nel Salone dei 500, si svolse il Parlamento, e poi il simbolo di Firenze capitale culturale, la nascita dell'antologia. Senta, presidente, Firenze è tornata ad essere una grande capitale politica in questi giorni, per qualcuno anche troppo. Ci sono polemiche sul passaggio di Carrai a Roma. È un giglio magico, no? Come giudicato? Anche 150 anni fa qualcuno disse anche troppo. Vi ricordate che lo stesso Bettino Ricasoli, emblema di Firenze Capitale, presidente del Consiglio che fu talmente importante che dopo Cavour il re Vittorio Emanuele lo nominò presidente del Consiglio, disse la capitale è una tazza di veleno. Quindi noi facciamo sempre un po' le battute sul fatto anche troppo. No, io ritengo che oggi Firenze abbia una classe dirigente, una potenzialità per ciò che rappresenta nel mondo di essere un punto di riferimento per l'immagine di un'Italia che si rilancia. Carrai è una brava persona, l'abbiamo visto come presidente dell'aeroporto, sta riuscendo in un'impresa storica, è 40 anni che volevamo un aeroporto potenziato, quindi sono convinto che se avrà incarichi nazionali sarà all'altezza della situazione. Presidente, invece la notizia è fresca, insomma, riguarda le firme per il referendum sulla sanità. Lei è stato accusato anche dalle opposizioni di non averle garantite abbastanza. Adesso le 55.000 firme sono cadute. Intanto cosa si aspetta? Se si aspetta un'altra raccolta e poi se si aspetta lotta dalle opposizioni in Corte di Consiglio? Ma io più che raccogliere le firme e garantirle per alcune ore nel mio ufficio, perché non c'erano i funzionari e il 4 di novembre fui io a farmi garante, non so cosa devo fare, se mi attaccano sono in malafede. Ma di là di questo non mi sembra la questione centrale. Oggi la Regione Toscana con molto rigore e coerenza si è data una legge sanitaria che ha razionalizzato e che ha dato diciamo, la sensazione autentica che di fronte ai tagli che ci impone lo Stato per rimediare al debito pubblico, noi invece che tagliare i servizi abbiamo riorganizzato l'apparato, riducendo anche posizioni dirigenziali e posizioni che in qualche modo costano. Quindi mi sembra che sia stata questa riforma sanitaria che abbiamo approvato a fine dicembre una scelta che va nella direzione di salvaguardare i diritti dei cittadini, proprio in un settore così importante come la salute e i servizi pubblici che sono connessi alla tutela della salute per i cittadini. Mi serve anche una battuta su Giovanni Spadolini, a proposito di anniversari, finissimo intellettuale, politico e giornalista. Giovanni Spadolini fu un uomo di cui Firenze si deve sentire orgogliosa. Io ogni anno quando vado in rappresentanza pubblica, in questo caso della Regione, a ricordare il 4 di agosto la sua scomparsa 21 anni fa al cimitero delle Porte Sante, penso a quest'uomo straordinario che aveva anticipato i tempi. Oggi che si vuole una politica che abbia competenze, pensate, arrivò alla politica dopo essere stato direttore di giornale.
direttore del Corriere della Sera, direttore del Resto del Carlino, professore universitario eminente, pensate al suo ruolo nella università prestigiosa fiorentina della Cesare Alfieri, ma anche uno storico e uno scrittore che ci ha lasciato con la sua fondazione più di 100.000 libri e fondamentalmente un giacimento culturale che non ha lasciato alla famiglia, ma ha lasciato alla città, là sulla collina di Arcetri a Pian de Giullari. Ecco, è un uomo che quando è arrivato alla politica l'ha fatto con quello spirito di servizio che è il valore che dovrebbe animare tutti coloro che intraprendono questo impegno civile. E Giovanni Spadolini, nel associarsi alla nuova antologia, dimostra che non si era limitato alla sua vita, ma aveva creato le condizioni perché questa rivista fosse, che ricordiamo oggi la nascita nei 150 anni, il veicolo per cui tanti intellettuali e tanti uomini di cultura potessero esprimere il loro pensiero e le loro indicazioni. Io lo ricordo in un'occasione straordinaria, quando proprio qui in Palazzo Vecchio ci parlava della cultura dopo aver costruito, perché lo fece lui con una legge specifica, il Ministero dei Beni Culturali, che è una delle cose di cui questo partito sente, il paese sente la maggiore solidità, sente la maggiore articolazione anche di competenze nella gestione dei nostri beni culturali. Ecco, la legge istitutiva del Ministero è proprio di Giovanni Spadolini, quindi un uomo prima di cultura, poi uno storico, poi un grande professore universitario, e la somma di queste competenze lo portarono ad essere l'indimenticato Presidente del Consiglio, l'indimenticato Presidente del Senato, di cui Firenze si sente orgogliosa di averlo avuto fra i suoi concittadini.